Qual è il modo migliore per fare la vagina sali? Adesso vi spiego i pro e i contro delle tecniche più diffuse. Vi spiego tutto nel video. Sono il dottor Filiaci e vi do il benvenuto. Oltre 20 anni di esperienza come chirurgo in ambito maxillofacciale e otorinolaringoiatri. Se vi interessano questi argomenti, seguitemi sui miei canali social. Primissima modalità, soprattutto nei bambini, è quella di una peretta, cioè un'ampolla di plastica in cui viene inserito del liquido o soluzione fisiologica o soluzione salina e viene inserita all'interno del naso e spremuto. In questo modo si fa il lavaggio della cavità nasale. L'irrigazione del naso in questo modo può essere fatta anche tramite una siringa e nei bambini in particolare ci sono dei piccoli augelli che aiutano a erogare il prodotto all'interno di tutta quanta la cavità nasale. Ovviamente questa metodica è estremamente semplice, economica, utile per la pulizia del naso. Gli svantaggi sono legati alla difficoltà nel direzionamento del getto, che quindi potrebbe essere non estremamente preciso, la peretta come la siringa, e il disagio che i soggetti, adulti o bambini, possono trovare durante l'applicazione. Altra modalità è quella tramite il neti pot, pratica utilizzata generalmente nello yoga, in cui abbiamo una sorta di teiera con un beccuccio che entra nella parte della narice. Generalmente si prepara una soluzione ipertonica a temperatura ambiente o comunque tiepida, si inclina la testa, si inserisce questa sorta di teiera all'interno della narice e si aspetta che coli dall'altro lato il liquido che ne fuoriesce. Anche questa ottima perché permette di irrorare abbondantemente la cavità nasale, eliminare le secrezioni di eccesso e migliorare sicuramente la respirazione. Allo stesso tempo è una pratica non facilissima da utilizzare e di conseguenza, soprattutto nelle prime applicazioni, può risultare piuttosto scomoda. Ulteriore metodo, lavaggio nasale con bottiglia a pressione. È un'ampolla in cui all'interno c'è un beccuccio terminale che viene inserito all'interno della narice e per gravità si mette questa ampollina verso l'alto e per gravità il liquido tenderà a scendere. Solita cosa, metteremo la testa deviata da un lato, l'acqua entrerà da una narice e uscirà dall'altra. Vantaggi sono sicuramente la facilità dell'uso, il fatto di poter decidere con che pressione erogare l'acqua, perché basta fare una leggera pressione sull'ampollina ovviamente per aumentarla, e dà un'ottima idratazione e pulizia delle cavità nasali. L'unico contro è rappresentato dal fatto che è necessario comprare una bottiglia dedicata con una serie di augelli per trovare quello che si adatta meglio alla vostra cavità nasale e che di conseguenza vi dà meno fastidio. L'ultima metodica, la più semplice in assoluto, è quello dello spray nasale. Cioè si prende uno spray nasale o un erogatore nasale finito, si mette fisiologico e ipertonico all'interno e si lava abbondantemente il naso. Questo è sicuramente pratico, è comodo, è rapido da utilizzare. L'unico svantaggio che ha è legato al fatto che la pulizia generalmente è piuttosto superficiale, che bisogna utilizzarlo più spesso perché il quantitativo di acqua che viene somministrato è molto ridotto. Possiamo dire che non esiste il miglior presidio per fare un corretto lavaggio nasale. Dipende sostanzialmente dalla vostra età e dal tempo che avete a disposizione.